la regia dell'argentino Claudio Vivas, che ha lavorato con diversi ruoli all'interno della federazione in questi anni, il Costa Rica ha portato avanti il processo di crescita e rinnovamento di tutto il movimento calcistico valorizzato dagli ottimi risultati della nazionale, che continua ad accogliere nuovi talenti. L'ex storico vice di Marcelo Bielsa infatti, ha lavorato con El Loco nella Spagnol, nell'Argentina e nell'Athletic Bilbao, ha aiutato questa squadra a credere in un certo modo di lavorare soprattutto per cercare nuovi giocatori da svezzare. La panchina dalla fine del 2023 è stata affidata al suo connazionale Gustavo Alfaro, mentre Vivas continua a collaborare con la federazione a livello di selezioni giovanili. Il CT Alfaro è uno che ha già assaggiato la Copa America con l'Ecuador nel 2021. Quando è arrivato ai quarti di finale e sempre con la tricolore è giunto a qualificarsi al Mondiale in Qatar, dove ha battuto 2-0 la squadra ospitante, salvo poi uscire ai gironi. Alfaro predilige quasi sempre una linea a tre dietro, con una folta presenza di giocatori dietro la linea della palla a creare densità in un baricentro tenuto solitamente molto basso. Un 5-4-1 che una volta riconquistata palla diventa un 3-4-3, il contropiede è l'arma principale dello Sticos. Dopo aver perso contro il Panama ai quarti di CONCACAF Nations League, Alfaro ha ottenuto una serie di buoni risultati fra amichevoli e partite ufficiali nelle quali ha ottenuto 4 vittorie, 1 pari ed 1 sola sconfitta, contro l'Argentina, in amichevole, fra partite ufficiali e test amichevoli, in particolare è partito bene, con 2 vittorie in 2 partite, nel gruppo di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, dove ha staccato subito il Trinidad e Tobago in testa al girone.